bentrovati al nostro TG. Eccoci giunti all'ultima puntata di questa edizione e dopo aver fatto un giro per le spa di Milano, ristoranti ad alta quota oppure i rooftop più prestigiosi, abbiamo deciso di concludere in bellezza di nuovo qui in questo giardino paradisiaco a Milano. Eh sì, infatti ci siamo fermati al Fingers Garden perché è un'oasi meravigliosa, quindi ce la vogliamo godere, vogliamo assaggiare i piatti di Roberto Cabe e poi magari andare a degustare qualche cocktail in giro per la città. Infatti questa è la stagione ideale. Pensavo per esempio, Andrea, di assaggiare qualche cosa dei seasonal cocktails di Andrea Arella al Park Bar in galleria. Oppure io ti propongo l'Armani Bamboo Bar, il tempio meneghino del re della moda Giorgio Armani, con il suo Yellow Emotion, dove lo zafferano gioca con la pera frullata e lo spumante. Non solo Andrea, perché ci sono anche diversi appuntamenti da segnalare ai nostri utenti. Prima di tutto torna la Milanesiana, un appuntamento culturale ideato da Elisabetta Sgarbi, molto interessante. Ci sarà fino al 10 di luglio, tantissimi gli eventi, spettacoli teatrali, concerti, insomma ben 40 appuntamenti e 160 ospiti internazionali. E continuiamo con la musica perché ricomincia il festival di Villa Arconati a Castellaccio di Bollate, a pochi passi da Milano, una location suggestiva che si può facilmente raggiungere con il servizio navetta che parte da Milano. E qua i più grandi della musica internazionale si esibiscono in concerto, come Raffaele Gualazzi, Mogwai, L'Incognito e molti altri. Ma non finisce qui, cara Eli, perché arrivano a Milano i 5 idoli di tutte le ragazzine. Sai di chi sto parlando? No. One Direction, con una doppia data allo stadio San Siro, che però è già sold out. Wow, non mancate tutti questi appuntamenti. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo. Grazie per averci seguito. All'anno prossimo. Ciao. Ciao. Buona estate. Buona estate a tutti.